Nuovo appuntamento con Adhoc. Presenteremo il libro di Michelangelo Bartolo, Come un pesce rosso, edito da Infinito, con la prefazione di Max Giusti. Benvenuto Michelangelo Bartolo negli nostri studi televisivi e una piccola biografia. Michelangelo Bartolo è angiologo ed è responsabile del servizio di telemedicina dell'ospedale San Giovanni di Roma, medico cooperante e scrittore. Tra i suoi libri, ben tre dedicati all'Africa, come La nostra Africa, Sognando l'Africa in Sol maggiore, L'Afrique c'est chic, Diario di un viaggio di un medico euro-africano, e poi gli altri testi sono Dottore, le giuro che era morto e Gioia alle altre. Michelangelo, partiamo dal tuo ultimo libro, Come un pesce rosso, edito da Infinito. La prima domanda che ti faccio è: come mai l'hai intitolato così? Dunque, è un libro che chiaramente il titolo può trarre in inganno. Come un pesce rosso prende origine dal fatto che io sono un medico ospedaliero, ho lavorato in un reparto Covid e molti pazienti in un reparto Covid che poi si aggravano e quindi devono ricorrere al casco, alla ventilazione assistita, mi hanno raccontato, una volta superata la fase critica, che hanno vissuto questa, tra virgolette, violenza del casco come se fossero dei pesciolini rossi dentro un acquario. Fondamentalmente, quando tu c'hai questi caschi, perdi tre sensi fondamentali, non riesci a parlare, non puoi parlare, non ti ascolta nessuno, senti pochissimo e vedi anche male, soprattutto per chi ha gli occhiali, che si deve togliere gli occhiali. Da qui questo titolo. Michelangelo, tu quindi hai vissuto sia come medico che come paziente il Covid-19. Ci racconti questa tua duplice esperienza? Allora, dunque, io sono medico ospedaliero, dirigo un reparto di telemedicina, come è stato ricordato. Con l'emergenza Covid, durante la seconda ondata, chiaramente abbiamo dovuto aprire dei nuovi reparti per il Covid e quindi io sono stato assegnato quasi da un giorno all'altro a lavorare in questo reparto per l'emergenza Covid. Ovviamente non sono un broncopneumologo, non sono un rianimatore e quindi mi sono dovuto mettere a studiare e ho iniziato a frequentare questo reparto da medico per accogliere le tantissime persone che soprattutto durante la seconda ondata andavano a intasare pronto soccorso. Abbiamo in mente quei filmati di persone che attendono in macchina fuori dai pronto soccorsi. E quindi ho vissuto questa esperienza da medico che ha iniziato a curare il Covid e quindi ho dovuto prendere un po' di dimestichezza con la ventilazione, con le maschere e iniziare a studiare cose che di per sé non avrei studiato. Questo è durato più o meno una decina di giorni, fino a quando poi il Covid ha preso anche me. Non l'ho preso nel reparto, fuori dal reparto, anche perché nel reparto se uno segue tutte le procedure abbastanza protetto, c'ha questi scafandri, eccetera. Quindi io mi sono trovato a vivere prima un po' il disagio di essere un medico ospedaliero che si trova in un reparto, tra virgolette, di emergenza, imparare cose nuove, e poi soprattutto vestirsi con quella specie di paramenti. Fondamentalmente tu hai difficoltà a interagire, non vedi niente, se c'hai gli occhiali lì si appannano. E poi dopo pochi giorni passare dall'altra parte della barricata e quindi frequentare anche le stesse stanze, però da degente, da malato, sapendo già un po' i trucchi del mestiere. Come ti sei accorto di avere il Covid? Ma io ero reparto, è iniziata una stupida tossetta insistente, poi durante un turno, sono turni anche molto lunghi, facciamo turni 12 ore, ero un po' stanco, mi sono fatto misurare la febbre, i colleghi che chiaramente scherzavano, dicevano: dai, non ci provare, adesso ti puoi mettere malato, eccetera, eccetera. Tornato a casa, la tossetta aumentava, la notte ho avuto la febbre, e quindi il giorno dopo sono tornato in ospedale, ma per fare il tampone, e sono risultato positivo. E quindi ho vissuto prima una settimana, 8 giorni a casa da malato Covid. E questa è stata anche l'occasione per raccontare. Ne parlo anche nel libro, come deve essere organizzata la casa, cosa fare, cosa non fare, come preservare i propri familiari. E
anche abolire alcune cose elementari, non va fatta la raccolta differenziata, come aprire le maniglie, eccetera, eccetera, delle porte. E poi mi sono visto che mi aggravavo, problemi respiratori sempre più insistenti, la saturazione scendeva e quindi sono andato al pronto soccorso e lì ho vissuto tutta un po' l'odissea da paziente, devo dire, pur da paziente tra virgolette raccomandato perché stavo nel mio ospedale dove conoscevo tutti quanti, ma non, ovviamente uno come il Covid deve rispettare delle procedure. Io la prima giornata sono stato quasi 10 ore in macchina, facevo i prelievi dal finestrino della macchina, la facevo la TAC e tornavo in macchina in attesa che si liberasse un posto dove potessi stare, e poi l'ho trovato la sera a mezzanotte, mi hanno ricoverato al letto 25 del reparto dove stavo a fare il medico fino a pochi giorni prima. Ecco. Allora, tu sei angiologo, però ti occupi anche di telemedicina. Spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è la telemedicina. Dunque, telemedicina va molto di moda adesso come termine, ne parlano tutti, ne ha parlato il presidente Draghi durante l'insediamento del governo, ne parlano i politici con molto entusiasmo, a volte i giornalisti con facili semplificazioni, i medici con un po' di diffidenza, ma telemedicina è un termine molto generico per dire tutto ciò che si può fare, curare a distanza, seguire dei pazienti a distanza senza la presenza fisica del malato. Poi le cose principali, tre pilastri principali sono il telemonitoraggio, quindi pazienti dimessi all'ospedale e seguiti a casa con degli strumenti, ogni giorno si vengono a controllare i parametri vitali, pressione, saturazione, battito cardiaco, elettrocardiogrammi e altri parametri. Poi c'è la televisita, che è cresciuta tantissimo in epoca con il Covid. La regione Lazio e anche altre regioni hanno tariffato queste prestazioni, quindi invece di andare all'ambulatorio per visite di controllo si possono fare queste visite attraverso videochiamate o con dei moduli asincroni. Nell'ospedale San Giovanni abbiamo aperto 22 teleambulatori e stanno andando molto bene queste attività. Oppure c'è il teleconsulto, che è la consulenza tra medici specialisti di diversi reparti o di diversi ospedali. La telemedicina quindi è un qualche cosa che sta crescendo tantissimo. Io ho un reparto di telemedicina da quasi 15 anni e quindi abbiamo potuto perfezionare le nostre attività, crearne delle nuove, quali le televisite, proprio in questo periodo di emergenza, proprio perché ho già un reparto di telemedicina con infermieri, personale specializzato, abbiamo modificato dei software e ormai siamo anche un riferimento sicuramente per il Lazio, ma è anche un inizio di sanità del futuro. Michelangelo, sei pro vaccino Covid? Assolutamente sì, credo che non possiamo non essere favorevoli al vaccino, che è l'unica arma che noi abbiamo per sconfiggere e difenderci da questo virus che è molto insidioso. Nel mio libro, l'ultimo capitolo, finisce il 1 gennaio del 2021, che oltre ad essere Capodanno è il giorno in cui io mi sono vaccinato alle 8 di mattina, e racconto questo vaccino. Erano i primi vaccini che si iniziavano a fare, come personale sanitario sono stato tra i primi, e sembrava quasi un po' una festa in questa sala molto bella dell'ospedale San Giovanni, una sala storica, e dove fondamentalmente ci si rincontrava con persone che sapevamo pure che alcuni erano stati anche molto male, e fondamentalmente si vedeva un inizio della fine. Sappiamo che in realtà è stato soltanto l'inizio, che ancora dovremmo andare molto più velocemente, ma assolutamente anche uno dei motivi per cui ho scritto questo libro è quello di dire che il vaccino non soltanto fa bene a noi, ma fa bene agli altri, e più ci vaccineremo e meno il virus girerà. Non soltanto questo, ma bisogna anche vaccinarsi in fretta, perché se uno ci pensa troppo oppure inizia a rifiutare, aspettiamo eccetera, diamo più tempo al nemico che il virus per mutare, per cambiare. Ed è un vaccino che dobbiamo fare non soltanto noi in Italia, dobbiamo rifarlo a livello europeo, a livello mondiale, senza trascurare anche i paesi più poveri dell'Africa. E vorrei dire, non è soltanto per un problema etico, che già sarebbe molto, ma anche per un problema quasi un po' egoistico. Se noi fossimo tutti vaccinati e sconfiggessimo il virus, se il virus continua a girare in altre parti del mondo, ci arriverà mutato e quindi dovremo ricominciare nuovamente. Quindi dobbiamo sconfiggere, è un
È una pandemia, è una malattia della globalizzazione. Come globalmente ha preso questo mondo, globalmente dobbiamo combatterlo. Michelangelo, so che a te piace molto scrivere e hai in cantiere un altro libro? Diciamo che era un libro che ho accantonato perché era un libro che parlava della storia dei profughi che scappano dalla Siria, dall'Africa e che sono stati e ancora sono tra virgolette prigionieri in alcune isole greche. A Samos, a Lesbo, ho fatto una missione un anno e mezzo fa in questi luoghi, ho portato pure dei servizi di telemedicina e un pochino era un libro racconto sempre leggero ma anche un po' denuncia di quella che è questa situazione assurda di questi campi profughi di cui l'Europa sembra essersi dimenticati, ma sono campi profughi che sono in Europa perché la Grecia fa parte della nostra comunità europea. Ecco, volevo precisare a proposito di libri che i diritti d'autore di tutti i tuoi libri sono totalmente devoluti al Global Health Telemedicine Onlus, realtà fondata da Michelangelo che ha realizzato un servizio di teleconsulto multidisciplinare che collega oltre 40 centri sanitari di paesi in via di sviluppo con più di 200 specialisti europei. Approfondimenti su www.ghtelemedicine.org e sul sito di Michelangelo Bartolo www.mbartolo.com. Grazie. Grazie.